Roberto Vecchioni, il protagonista assoluto del primo appuntamento musicale di settembre al Parco a Catanzaro. Di fronte ad un pubblico di circa 10.000 persone, fatto di generazioni diverse, l'artista si racconta tra parole e musica, prendendo spunto dal suo ultimo libro, La vita che si ama, il libro in cui l'idea stessa della vita e della felicità trova forma di racconto e offre al lettore il Vecchioni più autentico. Racconta episodi veri della mia vita e non quelli più eclatanti, famosi, quelli più piccoli, meschini magari, quelli che sembrano piccoli, le persone che hai conosciuto un giorno e che hanno segnato la tua vita, un piccolo errore con gli amici, queste cose qua che però sono di tutti, perché io penso che la vita sia bella quando è comune, cioè quando fai una vita media, cioè non quando fai la vita alla grande, i successi contano poco. Il successo più grande è stare a bar con gli amici o abbracciare un amico che torna, vedere i figli crescere, quelli sono i successi più grandi. La manifestazione al Parco della Biodiversità è organizzata dalla provincia di Catanzaro. Il presidente Enzo Bruno in apertura ha ricordato le tante novità legate alla 10ª edizione, che punta alla valorizzazione e tutela dell'ambiente attraverso laboratori, mostre e attività per grandi e piccoli, che stanno caratterizzando le 5 giornate della kermesse che si chiuderà domenica 18 settembre. Durante il concerto al professore Vecchioni è stato consegnato il Pitagora d'argento del maestro orafo Michele Affidato. Gli appuntamenti musicali sono curati dalla SM Musica e questa sera grande festa della musica popolare con Rosso Antico, Musicanti del Vento, Antonio Grosso e Muse del Mediterraneo. Rossella Galati per la CNews 24.